Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del vostro intrattenitore. Allora ragazzi, oggi recensirò un gioiellino tecnologico. Stiamo parlando del computer più piccolo del mondo. Mi va di chiamarlo così perché stiamo parlando semplicemente di un pennino, ragazzi. È grande, guardate la mia mano, è grande quanto un vostro dito. È quindi facilmente trasportabile, addirittura diciamo lo potete mettere anche in tasca. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Certamente non è un'invenzione nuova, in quanto è uscito già da parecchio tempo. Stiamo parlando dell'Intel PC Stick, però non è quella originale Intel, da come potete diciamo farvi ingannare dal logo, ma girandolo vedete che comparirà un'altra scritta. Stiamo parlando della Gol, stiamo parlando del Gol D1. Adesso diciamo vi farò vedere la confezione, ma prima vediamolo da più vicino come si presenta questo pennino. Allora, qui intanto abbiamo l'attacco HDMI 2.0, quindi diciamo un'ottima qualità video e audio. Questo diciamo è il frontale che si presenta con una ventola di raffreddamento posta qui sopra. Il sotto, questo qui serve sempre insomma per buttare fuori il calore. Dal lato destro troveremo una micro SD ad espandere i 32 giga di memoria disponibili, un cavo, diciamo una USB, micro USB che serve appunto per collegare magari un cavo OTG ed avere una presa USB, e qui diciamo un altro lato di raffreddamento, un'altra griglia di raffreddamento. Dall'altra parte troveremo un cavo USB a grandezza standard 2.0, il cavo di alimentazione da 5 watt 2 A con l'alimentatore ovviamente incluso nella scatola, adesso vi farò vedere, ed infine il pulsante di accensione. E qui un'altra griglia per il raffreddamento. Il computer, insomma, ragazzi, come vedete anche dall'estetica, è veramente piccolissimo, piccolissimo. E le prestazioni le garantisce, e come, insomma, in base al rapporto qualità-prezzo e anche appunto dimensioni. Ma andremo a vedere, diciamo, dettagli più approfonditi tra poco. Andiamo a vedere la scatola. Ok ragazzi, questa qui è la scatola con il suo relativo contenuto. Andando ad analizzare insomma la scatola, che non c'è niente di speciale perché è fatto di cartone, vedete appunto il logo della marca del prodotto, quindi Gol D1, poi una serie di scritte cinesi, e già vi mostrano subito i sistemi operativi installati nel pennino. Stiamo parlando di Windows 10 e Android 4.4. Anche se diciamo la recensione di oggi sarà soprattutto per Windows 10. Su Android non ne parlerò perché insomma preferisco usare solo ed esclusivamente Windows 10, ma Android insomma c'è e quindi fa comodo. Nella scatola troveremo una prolunga HDMI, che serve appunto per collegare il nostro pennino nel caso in cui noi insomma non abbiamo un attacco nella TV che ci permette di collegarlo, dato che comunque è di dimensioni diciamo un po' più spesse, quindi non è adatto ad ogni tipo di TV, quindi questo qui vi permetterà di attaccarlo tranquillamente. Poi avremo un cavo OTG da collegare per avere una seconda presa USB, e infine un alimentatore da, vediamo, ve lo faccio vedere qui di vicino, 5 watt 2 A, quindi ragazzi un alimentatore comune, insomma certo questo qui è un po' grossolano, però già i caricabatterie dei cellulari nuovi, insomma degli smartphone moderni, già sono a questo voltaggio, quindi può essere alimentato da qualsiasi alimentatore. Ok ragazzi, ma allora adesso veniamo alla parte più importante. Come va questo computer? Allora ragazzi, l'esperienza di utilizzo per un computer ovviamente di non alte prestazioni e di non alte aspettative, considerando le dimensioni, il rapporto qualità-prezzo e quant'altro, è veramente molto buono. Darei un bel voto positivo perché nonostante tutto sia un computer piccolissimo, con un hardware diciamo di nuova generazione, perché monta un processore Intel Atom Z3735F, che è diciamo un processore abbastanza comune nella fascia insomma di categoria di tablet PC o mini PC. Questo diciamo è un processore molto utilizzato, con la memoria RAM da 2 giga. Riesce insomma a far girare Windows 10 con una fluidità abbastanza soddisfacente. Ovviamente stiamo parlando di un sistema operativo a 32 bit, ma il processore è basato su un X64.
E andando a vedere, diciamo, dei lati un po' più tecnici, andando infatti su gestione attività, vedremo insomma l'attività del processore. Vedremo che la CPU gira ad una frequenza ovviamente in turbo boost, in questo caso no perché non stiamo sforzando il processore, ma arriva fino a 1,59, quindi 1,60 GHz in turbo boost. La RAM è di tipo DDR3. Vabbè, ovviamente sono insomma dei dettagli abbastanza tecnici, ma nel lato pratico del computer va veramente benissimo. Ovviamente per la navigazione internet è straconsigliata, perché non avrete nessun calo di prestazioni, nessun rallentamento, potete far girare anche dei programmini abbastanza leggeri. Inoltre lo spazio interno, andandolo appunto a vedere, avremo 12,2 giga disponibili su 20,6, perché una parte dello spazio viene distribuita ad Android, cosa che insomma io non uso, ma diciamo lo lascio stare perché non vorrei fare delle modifiche per evitare qualche danneggiamento o qualche roba simile. Ma 12 giga, ragazzi, sono, diciamo, non sono tanti, è giusto, però comunque possiamo installargli le applicazioni base. E ovviamente abbiamo la possibilità anche di espandere con una micro SD, di conseguenza potrete anche installare delle applicazioni lì, dei file li potete trasferire proprio nella micro SD, ma potete anche utilizzare un hard disk esterno collegandolo tramite USB. Comunque le possibilità di scelta ci sono. Certo, ci sono alcune costrizioni anche un po' fastidiose, ma ragazzi, stiamo parlando di un computer che è grande quanto un dito di una mano, quindi facilmente trasportabile e quant'altro. Ha inoltre il modulo Bluetooth, quindi possiamo collegargli anche mouse e tastiera Bluetooth o anche il nostro cellulare. La grafica è appunto una grafica Intel HD normale, insomma niente di particolare, insomma ha le stesse prestazioni di un tablet PC, quindi abbastanza buono, insomma, per la navigazione internet e per qualche programma leggero, ragazzi, va più che bene. Vi ripeto, ovviamente l'uso di questo computer possiamo farlo soprattutto nel caso in cui noi siamo per esempio in viaggio o dobbiamo andare da qualche parte magari dove già c'è una TV, noi basta portarci questo pennino e già attaccando dietro la televisione avremo un vero e proprio computer. Potremmo scaricare anche l'applicazione dell'Intel che ci permetterà di gestire, di comandare il nostro pennino tramite il nostro smartphone o tablet, tramite mouse e tastiera proprio nello smartphone e nel tablet, senza nessun tipo di problema. Ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto questa mini recensione, insomma questi miei pareri su questo computer, e ditemi la vostra, anzi, cosa più importante che ancora non ho detto, il prezzo. Di che prezzo stiamo parlando ovviamente per avere questo gioiellino? Allora ragazzi, io l'ho preso su un sito cinese, ovvero AliExpress, che era in stra offerta, perché non è offerta, è stra offerta, ovvero a 40 euro più 20 euro di dazi che ho dovuto pagare, ahimè, sono arrivato alla cifra di 60 euro, quindi una cifra penso bassissima, perché l'ho presa proprio in un periodo in cui lo sconto era del 70%. Adesso insomma, se l'ho andato a cercare, costa all'incirca tra i 100 e i 110 euro. Possiamo avere la licenza di Windows sia attivata che non attivata, e possiamo anche, se non sbaglio, prenderlo con la SIM, quindi con la possibilità del 4G. Questo non sono sicuro, ma penso che si possa fare. Ma se cercate insomma su internet, ragazzi, penso che troverete delle offerte simili per questo tipo di pennino, perché vi ripeto, questo qui non è dell'Intel, ma è appunto di un Gol, di una marca appunto cinese, ma cercando su internet penso che possiate trovarlo ai prezzi che si aggirano intorno ai 70-80 euro, oppure se siete fortunati un po' come me potete trovarlo anche a 50-40 euro, a meno che non incorriate appunto nei dazi. Ragazzi, con questo finisco il video, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao ragazzi!